Eccoci qua, allora ci siamo? Chiedo alla regia, perfetto. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui al tavolo dei giovani al centro in Melograno di Abbiategrasso che ha voluto ospitarci in questa serata e che naturalmente ringraziamo. Ringrazio ovviamente Luca Nozza che per Radio City 30 sta già mandando in onda quella che diremo stasera. Nel frattempo chiedo alla regia di avvicinarsi e andiamo subito al tavolo dei giovani. Siamo in diretta Facebook sulla pagina dell'Eco della Città. E gli ospiti che saranno qui con noi questa sera, li vado subito a presentare molto velocemente. Vieni più vicino, Edo. Luca Platti, Buonasera. Buonasera filosofo dell'Università degli Studi di Milano, buonasera. Poi a tutti. Chiara Magistrelli, giornalista di Buonasera. Ordine e Libertà. Luca Cianflone, un altro giornalista, ma per l'Eco Buonasera. della Città, Il Giorno, La Voce dei Navigli e chissà cos'altro in futuro. Poi il segretario dei Giovani Democratici, Andrei Daniella Canu, buonasera e grazie per essere venuto. Grazie anche per la sua presenza, non la prima a dire il vero in queste dirette, Alessandro Pecoraro, esponente di Più Europa. Buonasera a tutti. Benissimo, di cosa parleremo in questa sera? Parleremo del piano attuativo di BCS. Abbiamo deciso di parlare soprattutto, quasi soltanto, di quel piano attuativo perché, per quanto riguarda il piano attuativo di S2, ne parleremo un'altra volta quando, diciamo, la questione sarà un po' più calda, anche perché non c'è stata ancora alcuna adozione da parte di questa giunta, ricordiamolo, cosa che invece, Luca, è avvenuta per quanto riguarda invece BCS. Sì, cos'era il 7 di dicembre, se non è... Allora, 7... vieni più vicino, Edo, vieni più vicino più che altro perché magari non capta la diretta Facebook il microfono. Poco prima di Natale comunque, giusto? Nei giorni immediatamente precedenti il Natale. Esatto, il 18 18 dicembre. dicembre, ecco. E ecco, io volevo appunto chiederti, dal 7 gennaio i cittadini possono comunque vedere dal sito web consultabile del Comune di Abbiategrasso che cosa prevede il piano proposto da BCS? Ma io ti volevo chiedere, cioè, che cosa ti ha colpito di quel piano? Guarda, devo dirti che tante cose mi hanno colpito di questo piano, però non vorrei togliere eccessivamente spazio anche agli altri per parlare. Io ho letto grosso modo tutti i documenti e in particolare mi ha colpito la valutazione dell'impatto socio-economico, che sembra un'argomentazione costruita apposta per convincere l'opinione pubblica della necessità di costruire un nuovo spazio commerciale per la città. Mi ha colpito soprattutto l'utilizzo di certi dati, come per esempio il numero di metri quadri di esercizio commerciale rapportato al numero dei cittadini, che sembrerebbe essere minore per la città di Abbiategrasso rispetto ai comuni del circondario, o la quantificazione dei milioni di euro spesi dai cittadini, adesso non so su che base sia stata fatta questa stima, per questo motivo ho molti dubbi, di soldi spesi in esercizi commerciali al di fuori della città. E mi ha colpito soprattutto come si pretenda che questi dati brutalmente esposti possano funzionare come prove per convincere della necessità di un nuovo spazio commerciale, quando sono profondamente convinto che i cittadini abbiatensi continueranno ad andare e ad acquistare, a fare acquisti qualora decidano, in tutta una serie di centri commerciali, esercizi più vasti che ci sono nel circondario. Adesso senza fare un elenco dettagliato, il centro commerciale per esempio di Arese, ma anche per quanto riguarda l'abbigliamento, gli outlet di Vicolungo o di Serravalle. Ecco, non credo che tre capannoni destinati all'esercizio commerciale, lasciando perdere la questione multisala che è più complessa, possano effettivamente risolvere il problema, diciamo, del deflusso commerciale o dell'arretramento degli esercizi commerciali della città di Abbiategrasso, ecco. Mi ha colpito come, a mio avviso, siano dati poco fondati, ecco. Senza contare tutto il fatto ambientale, tutta la questione delle riqualificazioni possibili alternative, ma questi sono altri argomenti, ecco. In Certo. sintesi è questo il mio primo impatto. No, grazie Luca comunque per aver condensato tutto questo e tra l'altro parleremo ampiamente, diffusamente di tutto quello che è previsto in questo piano attuativo presentato, lo ricordiamo, da BCS e tra l'altro
Una cosa che poche volte si è sottolineata nel corso di questi mesi, c'è stato un parere della sovrintendenza favorevole datato con protocollo numero 573, mi sembra, se è proprio quello il numero, se no, se magari ho sbagliato, non è così importante, così rilevante, ma è rilevante la data in cui è avvenuto quello perché è stato il 21 gennaio del 2019, quindi stiamo parlando sostanzialmente di un anno e 6 giorni fa. Tra l'altro oggi, 27 gennaio, giornata molto importante, giornata della memoria, naturalmente ricordiamo, detto ciò, ovviamente dovremo anche ricordare Kobe Bryant, che ieri sera è mancato tragicamente. E soprattutto per i tifosi di basket, Luca Nozza, per esempio, so che in questi momenti sta pensando che qualcuno è lassù e che sta vegliando su tutti coloro che calcano i campi da basket. Detto ciò, invece, tornando a BCS, Alessandro, io volevo chiederti, allora, è su un'area che è tra Viale Giotto, Viale Paolo VI e la ferrovia, cioè sostanzialmente è quella. Secondo te, quell'area lì è opportuno? Cioè, adesso ti sto facendo una domanda un po', diciamo, compromissoria, compromettente. No, vabbè, non è un mistero, anche perché poi sei voluto venire e quindi ti assumi la responsabilità. Cioè, secondo te è opportuno che BCS abbia presentato questo tipo di piano, posto che il terreno è suo? Beh, ovviamente il fatto che sia suo, non vuol dire che può fare quello che vuole senza tenere conto dell'interesse generale, come tra l'altro dice la nostra Costituzione. Allora, diciamo che in passato si è fatto l'errore di diciamo, rendere edificabile il sud di Abetegrasso, la parte ovest di Abetegrasso, quindi verso il Parco del Ticino. Diciamo che in questi anni si è commesso questo errore, quindi puntare l'edificabilità invece dall'altra parte, quindi verso il parco agricolo di Milano, quindi la parte est di Pietegrasso, serve appunto per non insistere troppo invece dalla parte del parco del Ticino, quindi credo che sia anche in quell'ottica il fatto di entrambi i progetti andare a incidere più o meno sulla parte est di Abetegrasso. Quindi diciamo che se uno deve scegliere, diciamo, quella è la parte in cui uno potrebbe fare meno danni, anziché andare a insistere dalla parte ovest di Abetegrasso, quindi dalla parte del Parco del Ticino. Se è opportuno il progetto, bisogna vedere costi-benefici. Io non sposo molto la filosofia che non bisogna costruire il centro commerciale perché si toglie il lavoro ai piccoli esercizi commerciali, perché come più Europa crediamo nel libero mercato e quindi ognuno, diciamo, fa l'offerta migliore e poi il cliente e il consumatore a decidere. Ovvio che quando si parla di queste cose non è una questione solo di mercato, ma è anche una questione di consumo del territorio. E il consumo del territorio è ovvio che deve essere gestito dalla mano pubblica. In questa occasione, secondo me, non credo che sia necessario costruire altre aree edificabili commerciali nel territorio del Betegrasso. Ok, allora c'è Domanda. Chiara che vuole farci una. Sì, ho una domanda. Hai detto una cosa, cioè che secondo te la costruzione di altri centri, di questo centro commerciale, altri esercizi commerciali potrebbe non influire su quelli del centro? No, non ho detto Sì, l'hai questo. detto. Cioè, hai detto che No, certo fondamentalmente che il centro. influisce. No, ecco, appunto, era questo che io volevo capire No, 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 perché specifico gli il esercizi mo commerciali del centro, non che già tanto
combattono contro i tantissimi centri commerciali del circondario, No, no, non io. dovrebbero essere ancora più messi in difficoltà dalla No, io ho costruzione di detto una eventuali questione, altri. che di solito si fa un discorso, diciamo, ideologico sul fatto che non bisogna costruire altri centri commerciali per non andare a danneggiare gli esercizi commerciali del centro. E come è nota la posizione di più Europa, noi non siamo per decidere o meno se aprire o meno un'altra area commerciale se fa comodo o non fa comodo a qualcun altro, perché deve essere il consumatore a decidere. In questo specifico caso il problema è un altro, è sostanzialmente di consumo di suolo. Cioè non è che noi siamo contro il centro commerciale perché danneggiamo i commercianti Voi del parlate solo di centro, suolo in noi questo parliamo caso. prettamente di una questione ambientale. No, è molto chiara la posizione espressa da Alessandro Pecoraro di Più Europa ed è tra l'altro una posizione che forse nel dibattito non si è sentita tantissimo o perlomeno si è sentita ma non quanto altre legittimamente, chiaramente. Detto ciò, io chiederei a Andrei, sembra sempre quasi un'assonanza, chiederei ad Andrei, suona molto bene, mettiamola così. Allora, io ti chiederei, sono previste tre strutture, mentre balla la luce, tre strutture, finché c'è luce noi andiamo avanti, tre strutture penitenziarie commerciali su tre lotti, quindi lotto A, lotto B, lotto C, per un totale di 7.800 metri quadrati. E un'altra struttura invece destinata ai servizi per la città per altri 4.800 metri quadrati. Quindi stiamo parlando di circa 12.500-12.600 metri quadrati. Ecco, secondo te, Andrei, questa cosa, questo, diciamo, questa dimensione è eccessiva oppure no? Ma secondo me sì, nel senso che questo progetto prevede solo commerciale, va bene, c'è quell'area dedicata ai servizi, ipoteticamente un multisala, però questi servizi sono un punto di domanda, nel senso che cosa andranno a metterci veramente, cosa sarà, non si sa. Sostanzialmente è sempre una costruzione fatta a scopo speculativo, per quanto legittimo comunque sia, non dà un apporto veramente importante a quello che è lo strato sociale del Betegrasso e comunque di tutto l'Abbiatense. Una struttura del genere, un progetto del genere incide sul suolo e io vorrei ricordare tutte le catastrofi che stanno succedendo adesso nel mondo e noi invece siamo qua preoccupati ad occupare altro suolo, suolo vergine, quindi questo è un punto a sfavore, ma secondo me basterebbe anche solo questo. Poi possiamo anche considerare invece l'impatto sull'economia, perché io ho partecipato anche al comitato Betegrasso che vorrei, ho raccolto firme, sono andato per i negozi e parlando con la gente in piazza ho visto tanti abbiatensi firmare, ma anche tanti cittadini di città limitrofe, di comuni limitrofi. Questo vuol dire che costruire una struttura del genere ad Abbiategrasso ha un impatto non solo sulla cittadina abbiatense, ma anche di tutta la zona attorno. Quindi l'economia, diciamo, l'economia locale andrebbe ad essere fortemente danneggiata, penso anche a paesini come Rosate, Ozero e tutti questi appunto comuni vicini che si vedrebbero, diciamo, portare via una fetta di clientela importante, secondo me. Questo progetto Giangi, secondo me, non sa da fare, ecco, non sono per niente d'accordo. Ecco, sei stato, diciamo, chiarissimo, limpido, così non potevi esserlo. Su quello, vabbè, del resto lo sapevamo. Tra l'altro la tua posizione è anche la posizione comunque dei Giovani Democratici e del Partito Democratico in generale qua del Sì, Betegrasso, diciamo che diciamo. noi non siamo, diciamo, per un no totale. Mi spiego. Non è che noi diciamo non va costruito niente su quel terreno. Noi pensiamo che la città debba svilupparsi anche in quella zona, però secondo un criterio di rispetto ambientale, di rigenerazione. Abbiamo l'area della Sital che in quella zona guasta, apporta un livello di degrado, secondo me, anche in quella parte di città. E soprattutto
bisognerebbe pensare a qualcosa di veramente utile alla cittadina e alla nostra comunità, non aree commerciali che in realtà non servono perché siamo circondati dal Ducale, da Assago, da Vittuone, senza poi parlare di tutti quegli outlet, come diceva appunto Luca Platti, che sono molto più allettanti per tutti, insomma, Serravalle, Vicolungo, non c'è bisogno di continuare a fare la lista. Ok, Grazie, Gianluca. no, figurati, grazie a te e grazie anche per essere venuto qui stasera. Naturalmente noi abbiamo anche invitato esponenti giovani della maggioranza che però hanno ritenuto di non essere presenti questa sera e magari chissà, la prossima volta li avremo qui con noi. Noi nel frattempo andiamo avanti, ovviamente con questo tavolo dei giovani e darei la parola a Luca Cianflone. Luca, io volevo più che altro, più che farti una domanda, fare una sorta di chiederti un'analisi più che una tua opinione su quello di cui stiamo parlando questa sera. E riguarda l'Arena Cinema Multisala. Cioè, non so se hai letto i servizi che ci sono dentro, cioè cosa che ci sarebbe esattamente dentro. Ho letto poco, come diceva Andrei, è tutto ancora molto in costruzione, molto, anzi neanche in costruzione, ancora da mettere a progetto. Quindi ritengo sia anche un po' inutile andare a parlare nel dettaglio di quelle strutture perché non capiamo ancora che cosa verrà fatto. Quello che premo sottolineare è che tutti questi elementi che sono stati portati qui al tavolo stasera, e spiace come hai detto tu non avere membri della maggioranza, a cui sarebbe stato bello porre delle domande, è da giornalista comunque a contatto con le persone e capire veramente le persone di Abete Grasso, perlomeno la maggior parte delle persone di Abete Grasso, che cosa hanno capito dei progetti, dove si andrà e che tipo di città vogliamo. Perché, per esempio, io sono un cittadino abetense da poco, mi sono trasferito da Milano e sono venuto ad Abete Grasso per un determinato tipo di contesto. Trasformare Abete Grasso in qualcos'altro, in qualcosa di diverso, no, peggio, meglio, non si parla di quello, qualcosa di diverso, è comunque una cosa forte che andrà ad influire sulla cittadina per sempre. Non si parla di un'opera, guardiamo la Mibar, come hai detto tu, no, la Sital, sono cattedrali nel deserto che rimangono lì. Spiacerebbe molto se verificasse una cosa del genere. Poi c'è il tema dei commercianti, dei piccoli commercianti. C'è il tema del traffico, i temi sono tantissimi da analizzare. La cosa principale è il futuro, che tipo di Abete Grasso vogliamo, perché indubbiamente il mondo sta andando avanti, se vogliamo, 30, più di 30.000 abitanti, siamo arrivati a 32.000, non so, Sì. 34, No, ecco. 32.600 qualcosa, in base Ecco, all'ultimo censimento. andare a ipotizzare una cittadina autosufficiente, nel senso a livello di posti di lavoro, su turismo, agricoltura, è difficile. Quindi sarebbe essenziale andare a sviluppare le reti stradali, ferroviarie, trovare delle strutture importanti che dessero lavoro ai giovani, quello sì. Questo può essere un progetto del genere. La speranza è questa, la maggioranza punta, perché ascoltando le opinioni di tutte, nessuna è campata in aria, nel senso ci sono due strade da prendere. Per chi pensa sia una tragedia per i negozi del centro, per i cittadini, per il traffico, per il consumo del suolo, per lo smog, e che invece possa essere in questo momento di crisi una soluzione anche per il comune, per le casse comunali, per andare a riqualificare una parte del suolo, una parte di città, magari tornare a dare un valore a certi immobili. Questi sono i temi. Poi bisogna capire nel dettaglio se è così, quando, se sarà, non lo so. No, no, è chiaro, beh, ci sono molti punti di domanda alle quali speriamo vengano date risposte e beh, sicuramente penso che prima o poi verranno date, in un senso o nell'altro queste risposte arriveranno. Però, Chiara, tornando all'Arena Cinema Multisala, di fatto, cioè, si farà se c'è cioè, un cinema, questo cinema si farà. Se ci sarà, però, dice BCS, la sostenibilità economica. Ecco, questo è un punto forse di cui si è parlato poco, secondo te? Sì, secondo me sì, anche perché in generale del progetto di BCS forse proprio questo aspetto della multisala se ne è discusso veramente poco, anzi è sempre stato un po' fumoso, non è stato
analizzato nel dettaglio, anche perché di fatto è stato presentato come un futuro luogo dove potrebbe nascere un cinema multisala, però insomma è stato sempre lasciato un po' col punto di domanda del tipo sì, potrebbe nascere un cinema, ma non è detto. E le opinioni che ho sentito in generale, anche intervistando in questi mesi diverse persone, è quella del forse il cinema effettivamente è l'unico servizio che potrebbe servire ad Abete Grasso, che di fatto un cinema non ha. Però poi, insomma, c'è sempre poi il dibattito di come viene utilizzato il suolo e quindi, insomma, non è facile rispondere neanche a questa problematica, sicuramente. Ecco, certo, io volevo anche, giustamente per i spettatori e per i radioascoltatori che ci stanno ascoltando, volevo proprio anche illustrare quello che è l'Arena Cinema Multisala. Che cosa prevede? Allora, prima di tutto stiamo parlando di 4.800 metri quadrati, con un'altezza massima di 10 metri per l'edificio, all'interno 7 sale di proiezione, poi servizi di ristorazione, spazi per l'informazione, la ricreazione, la formazione culturale e per i giovani. Tanto qua di giovani ce ne sono, diciamo, un po'. Quindi ci interesserebbe anche, sarebbe chiaramente, dato che ad Abete Grasso si parla spesso di servono spazi per i giovani, servono spazi per i giovani, chissà mai, forse davvero in modo inaspettato tramite BCS arriverebbero spazi per i giovani, chi vivrà vedrà. Detto ciò, poi chiaramente cosa dice anche BCS su questo? Dice anche che sono consentite, diciamo, l'Arena Cinema Multisala e le tre medie strutture di vendita in tutti i tessuti urbanistici tranne quelli a residenza prevalente. E proprio su questo aspetto volevo chiedere a Luca, cioè, BCS dice, noi lì, se riusciamo a vendere a operatori che poi andranno a costruire, diciamo poi varie imprese che credono nel progetto e tutto, faremo comunque un polo multifunzionale e non solo qui come invece era in precedenza un soltanto scopo produttivo. Io posso essere sincero, a me sembra che stiamo ragionando sul fumo, perché noi di fatto sappiamo che l'unica cosa certa è che avremo quattro capannoni, perché le destinazioni d'uso ancora sono diciamo, nel limbo dei mondi possibili. Per quanto riguarda il cinema multisala, a me sembra più uno specchietto per le allodole. Io vedo in tutto questo il rischio di ritrovarci un'area simile a quella che è diventata la zona del quartiere Hertz. Sì, abbiamo lo spettro di un nuovo Hertz. Di fatto avremo quattro capannoni e non sappiamo niente di questi capannoni, con tutta una serie di altre aree, diciamo, di esempi di che cosa possono diventare delle aree destinate all'edificazione senza chiari progetti per il futuro, soprattutto in una fase che dal 2008 a oggi è di decrescita industriale, commerciale, produttiva su tutti i fronti. Oltre al fatto che ci sono tutta una serie di aree ristrutturabili, non so, adesso mi vengono in mente certe aree industriali nella zona di Viale Sforza, post-industriali nella zona di Viale Sforza, nella zona della Vigevanese, l'area del Vivo, che adesso non ricordo se è di pertinenza Biatense o Giauzerese, però ragioniamo in ottica di sistema, diciamo è un'area dismessa che insiste comunque grosso modo nell'area di Abete Grasso. Quindi veramente, cioè io ti chiedo, mi sembra che stiamo parlando tanto tanto sul fumo, ecco, di questo progetto abbiamo solo i capannoni. Più di questo io. No, 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 certo. Quindi non ti so dire che cosa farà Castoldi, se riuscirà a venderli o no questi capannoni, se sarà sostenibile il cinema o altro. Cioè, base, io sono di questa Ecco, opinione. ma senti, ma io, cioè, ti volevo anche chiedere proprio su questo punto, no? Nel frattempo, ci ha raggiunto inaspettatamente una nostra amica, una nostra conoscenza. Nel frattempo vado avanti con la nostra diretta e Luca, già che ci siamo, volevo chiederti questo, Dimmi. perché io la domanda che ti ho appena fatto non era una domanda che avevo pensato, mi è venuta al Sì, momento. Invece una certo. domanda che avevo pensato per te è la seguente. Allora, BCS afferma nel piano, nel progetto di piano attuativo,
che verrebbe mantenuta un'area verde di 14.480 metri quadrati alle spalle del distributore di Sì. carburante cuoto. Sì. Quest'area verrebbe ceduta al comune. Tu sa, cioè, come la vedi questa cosa? La vedo anche qui come una sorta di scambio che viene fatto. Diciamo, questo sarebbe il proseguimento del cosiddetto Pajanunz. Pajanunz è la famosa zona umida per la quale si è già combattuto. Quest'area sarebbe immediatamente prospiciente e sarebbe diciamo, il prosieguo di questo Pajanunz. Inoltre servirebbe, a quanto ho letto, anche per mitigare l'impatto visivo tra i nuovi capannoni che verranno costruiti e l'annunciata. E poi ho letto anche che ci sarà un'altra area, ho visto, di pertinenza sempre di Castoldi, quella immediatamente prospiciente al naviglio, anche quella rientra nel progetto, nonostante, e anche quella verrà destinata a zona verde. Sì, di fatto la vedo positivamente, ecco, però mi sembra veramente una goccia nel mare in questo senso di positività, ecco, all'interno di un piano che io non, come forse si è capito, non condivido, anche perché non penso che possa effettivamente mitigare l'impatto visivo rispetto all'annunciata. Ecco, quello è un'altra questione sul tavolo, chiaramente grossa come una casa da questo punto di vista, però mi sembra di capire da quel che hai appena detto che è come se tu andassi a votare per dire un referendum con, e non uso a caso questa parola, con sette quesiti, poniamo a caso, e magari a uno sei favorevole e altri sei no. Certo. In Ovviamente questo non ti dirò senso. mai che sono contro, per carità, questa cosa, però vista all'interno del progetto generale, sì, anche questa mi appare un indoramento della pillola, ecco, se così vogliamo metterla. Perfetto, ok. E allora chiedo a colui che sta alla mia destra, Alessandro. Ale, allora, c'è la questione degli oneri di urbanizzazione che ammontano a 2 milioni di euro, lo ricordiamo. Però di questi 2 milioni di euro, gli oneri che verranno versati nelle casse comunali sono circa 229 mila euro. Ecco, PCS ha chiesto infatti che lo scomputo delle opere di urbanizzazione, dato che le eseguirebbe direttamente l'operatore, cioè sono di 1.800.000 euro. Quindi 2 milioni meno 1.800.000, insomma 200.000, 220.000 euro. Come giudichi questa cosa? Ma secondo me, io non giudico perché sono questioni talmente tecniche che è ancora di un progetto in divenire che secondo me insomma è sbagliato andare a commentare le cifre e diciamo, gli oneri di urbanizzazione su un progetto ancora in divenire. Quindi secondo me è ancora presto per giudicare, anche perché poi bisogna, perché poi l'imprenditore ti potrebbe dire: sì, è vero, io verso poco al comune, però creo un indotto, quindi è complesso il calcolo tra meri oneri di urbanizzazione e indotto economico che do al comune, pensato in 10-20 anni, diciamo, perché l'imprenditore potrebbe dire: se io ti faccio aprire, diciamo, ti faccio avere un boom economico, secondo lui, della cittadina, viene bene ripagato dall'IMU e dalle tasse che queste attività economiche pagano al comune. Quindi è difficile fare dei calcoli cioè della serva Conti della sui serva. conti della serva su queste cose. Vorrei un attimo però parlare più dal punto di vista concettuale. Secondo me non esisterebbero questi tentativi, questi progetti come quello della BCS se in passato Abetegrasso non avesse perso molti treni. Noi, per esempio, noi ci lamentiamo del danno che si potrebbe arrecare al centro storico, però cosa abbiamo fatto in questi anni per valorizzare il centro storico? Non abbiamo fatto, abbiamo detto no alla pedonalizzazione, il cinema, non abbiamo fatto il vecchio nuovo cinema, non abbiamo fatto nulla per ristrutturarlo e per dargli nuova vita. Quindi Abetegrasso ha perso una serie di treni che è ovvio che arriva all'imprenditore che fa i suoi interessi e ti butta lì la sua proposta, perché fa breccia in un vuoto lasciato dalle amministrazioni in tutti questi anni.
Io sono contro, diciamo, tendenzialmente a questi progetti per una questione di consumo di suolo, però diciamo, per contrastare più efficacemente questi progetti non basta dire no, ma dobbiamo proporre anche un'alternativa, quindi fare un lavoro sul centro storico, perché non basta dire danneggiamo il centro storico, dobbiamo dire cosa possiamo fare per rivitalizzare il centro storico. Per esempio, a partire dalla pedonalizzazione sarebbe già un piccolo tassello. Ecco, quindi in questo senso tu diresti bisogna essere più Propositivi e non positivi? basta dire no. Ok. Perché è ovvio che poi è ovvio che l'imprenditore fa i suoi interessi, guarda il profitto, si inserisce in un vuoto, in un buco lasciato dall'amministrazione precedente, è ovvio che lui fa la sua proposta, spetta agli altri a fare una proposta alternativa. No, ok, vado da chi vado? Vado da Davide Bartolomeo che ci ha raggiunto, programmatore informatico e che è riuscito comunque a raggiungerci in questa serata e che ringrazio per essere qui Grazie a voi, presente questa grazie sera. E no, Davide, allora io so che tu non sei proprio ultra informatissimo, che sai tutto a memoria, piano di BCS, eccetera, a te. Anche se mi immagino. piacerebbe. Anche se ti piacerebbe, però il tempo è quello che è. Però detto ciò, cioè io volevo chiederti un'opinione da giovane, quale sei comunque? Al di là di. Penso che comunque boh, ci vorrebbe qualcosa di un po' più accattivante, che magari possa coinvolgere di più i ragazzi, possa ispirarli, dargli fiducia. Questa cosa qui del centro commerciale, cioè ce ne sono già tanti. A me personalmente piacerebbe, non so, qualche cosa appunto che possa un po' più ispirare, che possa dare la carica. E questo. Ovviamente non sono informato, adesso poi stasera sentirò tutte le opinioni di ragazzi che sono decisamente molto più preparati di me e anche devo dire dalle facce molto molto sono già molto interessato di ascoltarli e anche di essere ospite qui che c'è Radio SP30, E eco quindi della città eco anche. della città, quindi giusto ricordarlo. E del resto, appunto, vediamo come andrà a finire questa storia del centro commerciale, no? Vediamo come andrà a finire. Speriamo che se dovessero farla, almeno che facciano le cose fatte per bene, no? E che non che iniziano i lavori, poi passano 10 anni. Poi dopo alla fine è il comune che deve dare i soldi a chi doveva costruirla, no? Cose che poi dopo avvengono e dici, ma minchia, è questa la classe dirigente che c'è intorno a noi? E dici, eh sì, che bello. E quindi speriamo che finisca bene, insomma, bene, che possa soddisfare un po' tutti. No, insomma, Davide, ti vedo particolarmente carico, energico, attivo e sono anche, ripeto, sono molto contento di averti qua questa sera. Do la parola a Luca Cianflone che voleva dirci qualche Sì, cosa. prendendo spunto da Davide, che ha detto una frase secondo me molto comune in questi mesi, dovessero farlo, speriamo che lo fanno bene. È stata anche una frase che spesso alcuni, diciamo, politici locali hanno detto, nel senso, è un'area privata, è un privato che va ad investire, ci sono dei pro e dei contro, lo sappiamo tutti, lo sanno anche loro. Scommettiamo i pro, giustamente, sperano che i pro siano maggiori, però dicono, almeno proviamo, per quanto legalmente possibile, a gestire questa vendita, a gestire questa, anzi, non è neanche una vendita, a gestire questo passaggio. Quindi andare a creare appunto delle strutture che abbiamo parlato prima, cercando di limitare i danni. E in questo senso si inserisce anche l'altro progetto. Mi è sembrato, adesso parlo come cittadino, Sì. quasi come se ci avessero voluto spaventare col progetto più grande, più imponente, e poi fosse arrivato questo qua di Castoldi, più piccolo, forse anche un po' più accattivante, con un po' di specchietti per le lobby, come abbiamo detto. E quindi tante persone hanno detto, vabbè, se devono farlo, tanto vale che almeno porta un po' di oneri, un pochettino prova a mettere a posto un'area della città, porta al cinema, vediamo cosa porterà, ancora non si è capito bene, come abbiamo già detto.
Però vorrei proprio chiedere questo ai rappresentanti che ci sono qui. Si è parlato anche di referendum, quindi andare ad ascoltare il poll, non so se ti anticipo qualche, No, sicuramente no, no. l'avrai in argomento, però si è parlato anche di referendum. Secondo voi i cittadini di Abetegrasso hanno le carte per poter capire su cosa sarebbero chiamati a decidere? Cioè, secondo voi sanno di cosa si sta parlando? Sono informati a tal punto dal comune, non dico Posso? dagli esterni? Perché secondo te quando c'è un referendum i cittadini leggono le carte? Cioè io ho parlato, no, dal punto di vista puramente fisico le carte ci sono su internet, ci sono al comune, se uno vuole se le può leggere, ma io mi sono reso conto anche parlando con tante persone, vabbè io non ho affiliazioni politiche, però ho occasione di parlare con tanta gente, ho notato che presso le generazioni, diciamo più avanzate, le persone anziane, c'è ancora forse un'idea antiquata di sviluppo, secondo cui basta costruire il capannone, basta costruire l'area commerciale e automaticamente, come se fossimo nell'epoca della Milano da bere o alla fine degli anni 80, diciamo ancora i primi anni 90, i soldi si autoproducano, la ricchezza si autoproduca, quando forse il modello economico, dopo la crisi, ma anche dopo le grandi trasformazioni che ci sono state, impone qualcosa di diverso. A mio avviso, ragionano ancora con una mentalità che io direi di 30 anni fa, per cui se senti tante persone, diciamo della mezza età o le persone anziane, sono a favore di questo progetto, ti dicono, beh, basta che porti sviluppo, basta che porti soldi, io sono sempre favorevole, chi se ne frega, buttiamo il cemento, costruiamo i capannoni, eventualmente in futuro costruiamo anche aree edificabili. Tutto questo porterà soldi, porterà sviluppo, porterà ricchezza. E a mio avviso un modo simile di ragionare è un modo estremamente datato. Forse il treno da prendere per lo sviluppo, ma questa è solo una mia opinione, ecco, per quanto può essere argomentata una mia posizione personale, sarebbe quello di integrare maggiormente Abbiategrasso al capoluogo oramai, e quindi si parla ancora di quei progetti di raddoppio, sviluppo dei collegamenti, non tanto insistere su ancora cementificazione del territorio per costruire il piccolo, tutto sommato nell'ottica, diciamo, generale della regione sarebbe comunque un piccolo esercizio commerciale questo. Però molte persone ancora ragionano in questo modo e quindi se si andasse al referendum, vista una certa prevalenza numerica e una certa prevalenza anche di interesse forse per la politica nelle generazioni più avanzate, io sono convinto che potrebbe vincere il partito favorevole e non soltanto all'area TS2 di Castoldi, ma anche all'area S2, almeno parlando con le persone che ho avuto modo di incontrare, esclusa, diciamo, una ristretta cerchia di giovani o di persone molto ferrate, molto centrate sulle tematiche ambientali. Questa è la mia posizione. In forza di questo. Aspetta, aspetta, Luca, prima di darti la parola c'era Chiara che voleva Sì, no, intervenire. Poi ti do la appunto, parola subito, eh. ricollegandomi a quanto detto da Luca, oltre a molta disinformazione o addirittura una mentalità un po' regressa da parte di alcune generazioni, quello che mi ha spaventato in questi mesi è che gli stessi giovani, tanti giovani con i quali ho parlato, c'è una totale disinformazione, ma del tipo che proprio nel dire cosa ne pensi del parco commerciale mi dicevano: ma di cosa stai parlando? Cioè, come se cadessero giù dal pero. Quindi il problema di un eventuale referendum è che bisogna prima pensare di informare veramente bene tutta la cittadinanza, qualsiasi fascia d'età. È proprio quello il problema, secondo me, di base, perché siamo qua a discutere noi però quanto siamo in 8 su una città di 32.000 abitanti. Voglio dire, le firme che sono state raccolte sono 4.000. Può sembrare un numero grande, però a me non sembra per niente un numero grande. Insomma, le quattro cifre possono magari far illuminare gli occhi, però di fatto, secondo me, è un numero veramente basso. Quindi c'è un problema di disinformazione di base. Aggiungo, tenendo presente, poi do la parola a Luca e poi ad Andrei che l'ha chiesta, teniamo presente che quelle 4.600, 80, 4.756 no, sono forse, cresciuti, 86. sono cresciute 4.786 firme, non sono tutte di Abbiategrasso, ma anche del circondario. Legittimo è perché non c'è scritto da nessuna parte che debbano essere per forza firme di Abbiategrasso, però questo è. Luca? No, io volevo continuare con la stessa domanda a tutti quanti, ma io sono molto d'accordo su quello che hanno detto, su quello che ha detto Luca, però mettendomi nella parte scomoda in questo momento del sindaco, per esempio, devo rappresentare la mia città. La mia città è vero che è poco informata, probabilmente non ha
questa visione così a lungo termine, di dove andremo, non lo so. Cosa faccio? Ascolto la maggior parte, la maggioranza della dei cittadini, non l'ascolto, mi impongo con un discorso che può essere sì fatto su delle valutazioni di consumo del suolo, è un discorso politico rischioso. È quello giusto? Non lo so, però è la domanda che avrei voluto porre ai rappresentanti di maggioranza, però la poniamo da qui, vediamo se ci risponderanno. Esatto, magari ci rispondono comunque. E in ogni caso, poi molto probabilmente faremo un altro speciale del tavolo dei giovani e parleremo però del progetto del piano attuativo di S2. Questa sera lo ricordiamo, stiamo parlando specificatamente del piano attuativo di BCS. Andrei. Io vorrei partire un attimo dal numero delle firme che Chiara diceva essere esiguo. Mi sento chiamato in causa nel senso che io ho partecipato tanti weekend anche nella raccolta di firme, diciamo in una fase di dialogo con i commercianti, le associazioni e le persone. E volevo dire che Nai, fino a prova contraria, è stato eletto con 5.700 firme. Per il no a Votici. questi voti. Per il no a questo progetto hanno firmato circa 4.800 persone. È vero, non sono tutte a bete grasso, però gran parte lo sono. Ora, secondo me, su una cittadina come a bete grasso, di 32.000 abitanti, una cittadina in cui non tutti sicuramente si informano di politica, in cui molti magari non se ne curano nemmeno perché lavorano e studiano fuori, penso a Milano, e quindi non gli interessa proprio. È una cifra importante, è un numero Scusi, importante. bambini. Scusi, bambini. Sì. Secondo me è veramente un numero importante di una fetta di popolazione che dice chiaramente questo progetto noi non vogliamo farlo in questo modo qua. Perché anche il comitato si è espressamente dichiarato non per un no totale, ma per una visione. E qua, prima di toccare il discorso referendum, volevo riprendere il tuo discorso sulla visione della città. Beh, io dico che la visione della città avrebbe dovuto darla l'amministrazione, nel Esatto, senso che bravo. gli strumenti legislativi esistono, esiste un master plan che la giunta può fare, di visione del territorio, può farla delegando ad alcuni specialisti, può farla mettendosi al tavolo con i rappresentanti dei vari proprietari nell'area e lì veramente l'amministrazione avrebbe potuto dire: noi vogliamo tot cose, noi vogliamo queste cose. Fate una parte commerciale, fate una parte residenziale, abbiamo bisogno di questi servizi e lì veramente si andava a declinare quello che è lo sviluppo della città. Invece così, questa presentazione di piani diversi, secondo me è sbagliato non tanto da parte dei privati, perché ovviamente un privato ha il diritto e quindi presenta, ma da parte proprio del comune, cioè dell'amministrazione, anche perché se andiamo a guardare il PGT di Alberti del 2010, vediamo che comunque sia ci sono delle proporzioni tra abitativo, tra commerciale, tra aree verdi. Il piano di BCS propone solo commerciale. Quindi, sugli altri piani, sulle altre aree, cosa si farà? Saranno obbligati a fare più abitativo, nel senso che non si tutela nemmeno il diritto degli altri privati, perché comunque, essendo che bisogna rispettare delle proporzioni prestabilite, andare ad approvare un progetto che è solo commerciale impone agli altri privati, in un certo senso, di andare a modificare la loro visione, il loro progetto, a meno che non si vada ad inficiare il PGT stesso. E allora entriamo anche in un conflitto dell'amministrazione, perché ricordiamo che Alberti, che propose e approvò il PGT durante la sua amministrazione, adesso è vice sindaco. Sul tema dei giovani, io vorrei dire che abbiamo un'amministrazione, secondo me, alquanto vecchia, e dovremmo noi svecchiare un po' la politica in generale, ma anche quella abbiatense, dare in mano a questa amministrazione il futuro di noi giovani, mi sembra un po' ridicolo, ecco, perché i giovani non vengono informati, molte volte quando parlo con gli amici mi dicono: ma vogliono veramente costruire un centro commerciale? Non lo sanno nemmeno. Quindi c'è un grosso problema di disinformazione. In questo senso, per esempio, il comitato ha fatto un gran lavoro in 2 mesi, è stato in piazza, ha parlato con le persone, ha cercato di informare più persone possibile. Sul referendum, poste queste condizioni, queste premesse,
Secondo me, diciamo, un'arma a doppio taglio, ecco. Nel senso che, con una base di buona informazione, uno potrebbe, ha gli strumenti per decidere. Sulla base della disinformazione, Non informazione. della non informazione, giustamente, sì, uno decide, però magari in futuro si pentirà. Insomma, di una decisione presa su due piedi, solo perché c'è un quesito davanti. Lì sta proprio, e lo ributto ancora, Anai, che dovrebbe essere coraggiosa a prendersi sulle spalle il futuro da Vietegrasso, perché se ha veramente a cuore il futuro dei cittadini e della zona, dovrebbe essere lui il primo a tutelare i nostri, diciamo, i nostri diritti, ecco, la nostra prospettiva in questa città, e non lasciare tutto in mano a tutta una parte di società civile che sì, è attenta alla politica, ma nemmeno più di tanto, ecco. Ecco, no, sei stato, diciamo, non prolisso perché può sembrare che hai fatto un intervento lungo, ma era molto interessante. Personalmente io l'ho ritenuto molto interessante, quindi non ti ho neanche bloccato, perché sai, di solito dopo un po' dico, no, do la parola all'altro, però invece assolutamente sono stato con grande, diciamo, rispetto e piacere ad ascoltarti. Per quanto riguarda il discorso dei giovani, perché qua siamo al tavolo dei giovani e quindi chiaramente non possiamo parlare, non parlare, anzi scusate, dell'elefante presente nella stanza, nel senso, no, non ti preoccupare, Ilaria, no, del fatto che l'argomento giovani e politica è un argomento grosso come una casa di cui però nessuno mai parla. Noi invece ne vogliamo parlare questa sera, e vogliamo chiedere più che altro magari a chi di voi mi vorrà rispondere, magari ad Alessandro, ma non è che il discorso magari dei giovani che non sono informati riguardo a quello che accade in città, anche a livello politico, è un discorso un po' più ampio della questione parco commerciale. Beh sì, assolutamente, semplicemente il fatto, per un semplice motivo, l'Italia è un paese di vecchi, la maggioranza della popolazione è anziana e quindi gli anziani sono quelli che hanno il maggiore reddito e sono la maggior parte dei votanti, quindi la politica quando devono fare una decisione guardano a chi vota e chi ha il reddito maggiore, quindi guardano agli anziani. I giovani sono una minoranza e sono una minoranza anche abbastanza povera, quindi pesano poco dal punto di vista del peso politico, sia dal punto di vista del reddito. Quindi non ci dobbiamo sorprendere se in Italia la classe politica è fatta di vecchi e guarda gli interessi dei vecchi e si cura poco dei giovani. E a Vietegrasso non fa eccezione. A Vietegrasso in Italia esegue le dinamiche nazionali, quindi non bisogna sorprendersi di questo. Per quanto riguarda il referendum, se si fa il referendum è anche quasi limitativo scrivere un referendum quasi solo da Vietegrasso, perché se dobbiamo costruire un'area commerciale, coinvolge anche le questioni come il traffico. E le strade provinciali non vengono usate solo dagli abetensi, vengono usate da tutta l'area. Quindi il caso del semaforo di Robecco è un caso emblematico in cui il comune decide per i cavoli suoi e blocca, diciamo, quasi un intero territorio. Quindi se dobbiamo fare un referendum, allora dovremmo allargarlo a un'area più ampia. E volendo allargare il discorso, forse questi temi ci fanno rendere conto che affrontare certe tematiche, come appunto il consumo di suolo, a livello prettamente comunale è ormai una concezione passata. E abbiamo un'area metropolitana, è stata istituita quasi 10 anni fa una città metropolitana di Milano, che forse dovrebbe essere di sua competenza andare a decidere su certe questioni e non prettamente ai singoli comuni. Ecco, allora, tu hai parlato, Alessandro, di un discorso, cioè hai fatto un accenno molto interessante che riguarda
in qualche modo sì, l'area metropolitana, ma io aggiungerei la città La città metropolitana, no? metropolitana, sì, Città Milano. metropolitana di, quindi nel nostro caso Milano e tutto quello che era l'ex provincia in Ex, qualche esatto. modo. Perché io vorrei parlarne? Perché c'è stato riguardo a BCS una decisione che riveste, diciamo, l'ambito di trasformazione strategica 2, la cosiddetta ATS2, nel dicembre 2013. C'è stato appunto, magari tu Alessandro ricorderai, è stato approvato un piano territoriale di coordinamento provinciale, cosiddetto PTCP, approvato dal Consiglio Provinciale nel 2013, che ha classificato quelle aree come stagni, lanche, zone umide estese. BCS ha presentato ricorso nel maggio del 2014, quel ricorso però è ancora pendente in giudizio. Sì, non è la prima volta che c'è appunto una contraddizione tra livello locale e livello metropolitano. Basti pensare alla Superstrada, che per esempio la città metropolitana si è espresso contrario alla Superstrada, quindi ancora una volta c'è questo contrasto tra il comune e l'area vasta della città metropolitana. Questo non dialogo. Questo non dialogo, questo non dialogo appunto, questo appunto è uno dei tanti temi, perché appunto, come dicevo prima, se costruiscono un'area commerciale e intasano già Viale Giotto, diventa non solo un problema degli abetensi. Anche se posso giusto permettermi un'osservazione Certo. riguardo alla questione lanche e zone umide, c'è da ricordare che il terreno su cui dovrà insistere il parco commerciale è soltanto un vecchio terreno agricolo che si è leggermente impaludato a causa del mancato utilizzo a scopi agrari, a differenza del Pajan Nunes, che è un'area da molto più lungo tempo oramai palude. Quindi sono convinto, adesso non so come andrà a finire la cosa, ma vedo molto probabile una vittoria, diciamo, di Castoldi, della parte Castoldi. Difficilmente verrà classificata come lanca o zona umida quella, è semplicemente un vecchio terreno agricolo in disuso e incolto da qualche anno. Solo per Ok, concludere. molti terreni però sono nati così, lasciati un No, po' no, indietro con gli certamente, anni. certamente, certamente hai ragione, ecco, però penso che Sì, comunque ma riusciranno a dimostrare. piccola domanda. Poniamo vai. il caso che il progetto parta, si inizia a costruire, Questo qua. sì, e poi arriva la sentenza sulla questione e viene dichiarata lanca o zona umida. Cosa si fa? Abbiamo un mostro ecologico. Quindi io vorrei anche ricordare che Abetegrasso quest'estate ha dichiarato l'emergenza climatica. Quindi noi cosa facciamo qua? Cioè, ci prendiamo in giro da soli. Dichiariamo l'emergenza climatica e poi buttiamo giù piani di costruzione, di consumo di suolo. Tra l'altro, a fianco a un'area come quella della Silt, che però non è l'unica che abbiamo, perché abbiamo anche Almivar, abbiamo anche la zona Ertos. Quindi mi sembra veramente che viviamo nel passato, nel senso che il modello di sviluppo che questa amministrazione propone è vecchio, non c'è una visione attuale, non c'è diciamo, un punto di vista rinnovato, giovane, per quello che prima A me sembra dicevo, proprio che non abbia una visione. esatto, per quello che dicevo che secondo me loro che parlano del nostro futuro mi fa veramente ridere, perché loro vivono ancora in un altro mondo, non si sono ancora resi conto che qua si muore, cioè. No, allora, c'è la questione annunciata, più che altro, che vorrei affrontare con voi, ecco. Cioè, cosa ne pensate riguardo, ripeto, stiamo parlando sempre del piano attuativo di BCS, quello S2 ne parleremo un'altra volta, ma BCS annunciata, come vedete questo, diciamo, questo scenario, questo sfondo? Faccio, è una domanda un Ok, po', aperta. diciamo, che Sì, faccio a tutti guarda. voi, cioè nel senso, BCS ha parlato espressamente del fatto che secondo lei, se venissero realizzati questi quattro capannoni, comunque poi ci sarebbe un'attenzione alla visuale anche dell'annunciata, una sorta di valorizzazione anche Questo si dell'annunciata. ricollega a quello che dicevo prima.
Noi abbiamo l'annunciata che in tutti questi anni non è stata per niente valorizzata. Sì, è stata data in affitto a cracco con tutte le polemiche, le luci davanti all'annunciata mi sembra che siano ancora rotte e spente, non so se sbaglio. Quindi anche qui si sono persi dei treni, si è lasciata l'annunciata lì praticamente a far nulla, a parte qualche concerto. E poi arriva l'imprenditore che ti dice che pensi mi e valorizzo io l'annunciata, ovviamente a mio uso e consumo. Quindi ancora qui una volta, io mi metto anche nei panni dell'amministrazione, anche di coloro opposto a quello di Nai. Arriva il custode di turno e mi fa questa proposta, valorizzo l'annunciata. Io ho 20 anni indietro in cui di vuoto totale, in cui ho lasciato andare l'annunciata. Ma secondo te in È questo modo difficile. sarebbe stata Assolutamente un'altra no, soluzione? assolutamente no, ma però quando io mi trovo davanti è difficile controbattere. Quindi prima di dire di no, dobbiamo prima fare una controproposta alternativa. Prima valorizzo io l'annunciata, prima faccio qualcosa io e poi avrò più potere contrattuale di fronte all'imprenditore. Do la parola a Chiara e poi ad Andrei. Sì, ricollegandomi a quello che hai appena detto, la proposta di valorizzare nuovamente l'annunciata mi sembra l'ennesimo specchio delle No, allodole, insomma. No, assolutamente. no, appunto ti do assolutamente ragione, per cui più che cercare di, come dire, di cogliere i lati positivi di queste proposte, bisognerebbe fare a noi stessi delle proposte. E poi ricollegandomi a quello che diceva Andrei anche sul fatto che questa amministrazione non rispecchia tanti giovani, è un po' forse anche quello la ragione stessa della disinformazione, perché i cittadini stessi non si sentono rappresentati da un'amministrazione. Insomma, viviamo in una democrazia. Chi rappresenta insomma, il sindaco, il primo cittadino, non dovrebbe essere sovrano, quanto più che altro rispecchiare i desideri, le aspirazioni e quello che la cittadinanza vorrebbe, ed è proprio quello che forse manca. Cioè, Sì, rappresentare, nel esatto, senso dovrebbe siamo, rappresentare certo, una quello che siamo, la democrazia, cittadinanza, in un certo senso, quello che dico io. però la democrazia rappresentativa È importante teoricamente. ricordare che Vai. l'amministrazione ha sempre ricordato che non è una scelta loro, è una scelta che No, non sono stati certo. neanche posti a fare. È stato dato agli uffici mandato di controllare se tutto è in regola, gli uffici hanno controllato, è un'offerta di un privato, è un terreno privato e sta andando avanti questo. Poi Però c'è nessuno una scelta sostiene. No, politica. no, No, poi la scelta politica, certo, del discorso della scelta politica, cioè, però è sempre meglio rimarcare questo fatto che non è l'amministrazione che ha voluto no, proporre no, no, questo questo. assolutamente no, Chia. Beh, su questo credo che siamo Sì, tutti forza, d'accordo. io ho l'impressione, vabbè, adesso non voglio sì. Aspetta, divagare. Luca, ti do la parola subito dopo Andrea perché me l'ha chiesta prima lui, no? Sì, Avevi... io sono. Poi ti do Volevo subito parola. dire dell'annunciata che mi sembra un po' una buffonata il discorso di rivalorizzarla perché si vede chiaramente nel piano il cono visivo dall'annunciata dà esattamente Sì. sul lato dei capannoni. Sì, in realtà ci Bello. sarebbe quella fascia di rispetto, come la chiamano, con gli Sì, alberi. da Fatto sta fatto sta che un occhio umano arriva fino al capannone e fa tranquillamente. schifo. Invece, su quello che dicevi tu, Luca, che il fatto che l'amministrazione si è trovata l'offerta. Io sono in parte d'accordo e in disaccordo perché comunque c'è una scelta politica, nel senso che l'amministrazione, a parte posto il master plan, non si è mai dichiarata in disaccordo e quindi ha cercato di Ah, fare qualcosa per mitigare. sì, Quindi ma è io vero che il privato presenta, sto parlando però. soprattutto a termine tecnico. Poi è vero che c'è sicuramente cioè, è arrivato il sindaco. So se eravate presenti voi o come consulta quando è venuto il sindaco di Borgarello. Sì, No, no, io non ero Borgarello. presente. La Borgarello. serata di presentazione del In comitato. quel caso l'amministrazione si è opposta con forza a un progetto di un privato molto simile alla Esattamente. situazione. Sì, su questo sono A me completamente sembra che d'accordo. Nai si nasconda un po' dietro il suo dito perché Sì. dice: Ah, noi ce la siamo trovati, che comunque è una Sì, questione ricorda un tecnica, po' come come dici la tu, faccia del oggettiva. sole, se l'è Esatto, è trovata. quello che volevo È la dire io. stessa Questo sindaco mi roba. sembra che si nasconda dietro i formalismi o dietro un ma io non lo sapevo, ma non era mia competenza. L'anno scorso, il Sei 27 di sindaco? gennaio, sì, hanno organizzato un banchetto i neonazisti in Piazza Marconi, il 27 di L'ha gennaio, scoperta ma il dopo. sindaco non ne sapeva niente, è stato portato all'ufficio protocollo e ha dato l'approvazione, per Adesso loro stanno esempio. portando avanti
i pro di questo parco. Certo. Stanno Io sto dicendo però difendendo. qual è. Viene organizzato un concerto di un neomelodico legato a famiglie mafiose, da gente che è il cerebello, ma il sindaco non ne sa niente, non è competenza mia, cose di questo genere. Adesso sarebbe più sono apprezzabile un trovata. sindaco Non che hanno si prende la ancora paternità. Sì. Sembra che viva uno per volta, sì. uno per volta, Sì, ragazzi. adesso proprio metto fuori dai denti. Non lo so, sembra che viva in cima a una colonna come quegli anacoreti o quegli stiliti un po' del IV secolo d.C. nel deserto della Tebaide, non sa Vabbè, mai però, niente questo. non mischiamo tutto perché No, non è questione di mischiare poteva tutto. capitare che Non è questione di mischiare tutto, è questione che se tante cominciano cose ad si essere un po' ripetono, tante. capisci? Sì, Sembra un'anatra, al collo dell'anatra vola come un'anatra, probabilmente un'anatra. Cioè, è un pura. momento difficile sicuramente per l'amministrazione. Alcune cose sono un po' sfuggite di mano. Questa del concerto dei neomelodici non è sfuggita perché non doveva passare dal suo ufficio, essendo un evento non patrocinato dal Non lo comune. so. Poi la situazione poi è stata gestita così come è stata gestita. Mi rendo conto che a livello Probabilmente un cittadino ufficio ha non è il compito di così. avvertire di fronte al caso, diciamo, eccezionale. Sì, diciamo Non che ci si può non va difendere con i fatta. formalismi, è questo che sto dicendo. Lo so, però tante volte la politica Ma non deve sono esserlo, decisioni, lo so, semplicemente. ma è quello che parlavamo prima del discorso giovani. Probabilmente non è tanto i giovani sì o i giovani no, perché probabilmente ci sono giovani che sono più vecchi di tutti voi. È il problema delle idee, avere idee nuove, idee giovani, non tanto nelle persone, ma idee giovani, Ma quando il contagio. giovane si trova da solo e deve avere a che fare anche con un mondo di vecchi, è brutto Però voi dirlo. siete già un esempio di giovani che si stanno Ma svegliando. fidati È dura. che è dura Sì, far sì. avanzare le proprie idee, anche perché poi quando sei un mondo di vecchi è difficile portarla avanti e spesso ti devi adeguare e scendere a compromessi, purtroppo. Andrei? Sì, io volevo dire, richiamando il discorso un po' del referendum e quello che ha detto Chiara della rappresentatività, della volontà popolare, io voglio ricordare anche che qualora si andasse a un referendum, che secondo me non succederà, ecco, però una vittoria del no, non la vedo così utopica, anche perché la stessa maggioranza è divisa sul tema. Cioè, ricordiamo un po' la Lega, è un po' in subbuglio dopo cioè, il voto sull'adozione al piano, è stata commissariata. Non è un mistero, non si trovano ancora i sostituti a ben due assessori dimissionari, che in realtà a livello cronologico sarebbe il terzo da quando c'è questa amministrazione. Quindi capiamo anche come la stessa Lega, che di solito nella narrativa comune è quella che sta vicino ai piccoli imprenditori, che difende l'economia locale, poi va ad approvare un piano del genere che comunque va ad influire fortemente. Sul commercio di vicinato. Quindi vediamo che gli abetensi sono fortemente divisi su questo tema. C'è anche da dire che Perché probabilmente i cittadini del no sarebbero forse più interessati ad andare a votare, mentre tanti altri, come abbiamo detto prima, sarebbero magari esatto. disinteressati. Però aggiungiamo che nel caso in cui poi chiaramente si tenesse un Poi. referendum, perlomeno forse se si tiene su S2, la butto lì perché su BCS non credo che ci siano più i tempi per poterlo fare, però in ogni caso. Se vanno a votare, poniamo il caso anche solo una persona per dire, e vota no, Non non c'è c'è la quorum. questione. Allora, c'è il quorum che è il 33%, un terzo degli aventi diritto, però è anche vero che, come dire, questo un terzo degli aventi diritto non mi sembra una soglia così impossibile da raggiungere e Assolutamente. soprattutto. Se andassero a votare solamente quelli del no, mi sembra un po' strano perché quelli del sì avrebbero comunque magari paura che vincano quelli del no e che raggiungano la fatidica soglia del 33% e quindi comunque di riflesso andrebbero a votare anche loro. Non Questa lo è una so. mia. No, dici no, dici che non è. Però Sì, queste vabbè, sono esatto, è congetture. fumo, questo è Questo fumo. magari è uno dei timori per il quale alla fine non si fa Non si nulla farà. per organizzare il referendum, proprio No, ma perché. infatti. È un po' un 50-50, si ha un po' paura di quello che potrebbe essere il La mia risultato. questione non era proprio tecnica sul referendum, ma nel Certo. senso proprio il referendum a livello sentire il polso della città. Cioè, se Ah, veramente. ok, in quel senso. Sì, se veramente la maggior parte, o Cioè, comunque dici gran anche a livello parte. consultivo, magari. No, Per a livello avere idea. concettuale, cioè nel Sì. senso, la mia città, ti riporto l'esempio mio, per esempio, adesso, o dei miei genitori, distrattamente dicono: ma sì, ma alla fine perché devo andare a Trezzano? È comodo.
E penso che tanta gente probabilmente faccia questo discorso, però poi quando vai a porre la questione che abbiamo detto prima del consumo, del traffico, dell'inquinamento, lo dico, ah sì, però in effetti se questi temi non vengono portati fuori, non vengono portati, queste informazioni non vengono date, questa visione che magari a tanti sfugge perché è preso da, ognuno c'è il suo lavoro, ognuno c'è la sua vita, e sfuggono tante di queste questioni. Abbiamo visto col semaforo, come ho detto prima, adesso sta venendo fuori la questione della superstrada, della tangenziale, trovare delle strade alternative. Se le questioni non vengono poste, la città non se ne pone le domande. In questo modo ne stiamo parlando, stiamo valutando, stanno valutando, vedremo quello che verrà fuori. La strada sembra già tracciata. No, Hai ecco. parlato tu prima delle date, se vuoi ricordare dei tempi che avranno. Bravissimo, allora bravissimo. No, ricordiamo che il piano di adozione, diciamo, il piano attuativo di BCS è stato adottato, da questa giunta il 18 dicembre 2019. C'è tempo per le osservazioni, fino al 5 febbraio. Dopodiché, dal 6 febbraio, non si potranno più fare osservazioni in merito. E quindi si andrà avanti con l'iter molto probabilmente e si arriverà poi all'approvazione definitiva del piano di BCS. Tra l'altro ricordiamo, adozione non significa approvazione, le due cose non sono sinonimi, ma l'adozione viene sempre prima, è precedente all'approvazione, perché io leggo spesso in questi giorni, è stato approvato il piano di BCS? No, è stato adottato. E non ancora perlomeno approvato. Detto ciò, io come ultimissima domanda che faccio a tutti voi, faccio la parte, diciamo, dell'avvocato del diavolo, faccio finta di essere di BCS, vi potrei dire: ok, ma io non sto facendo un grande centro commerciale, sto andando a fare tre superfici di media vendita. Ma è appunto questo il problema. Siamo già oberati di superfici di media vendita, di piccoli esercizi. A questo punto, detto proprio nella paradossalità, forse sarebbe meglio un centro commerciale in piena regola. Un centro commerciale, io non sono a favore del centro, ma mi sto Certo. mettendo anche io dalla parte dell'avvocato del diavolo. Un centro commerciale con marchi di qualità, per esempio, vasto, capace di intercettare. Potrei, pur non essendone a favore per varie ragioni, ma potrei comprenderlo. È proprio un esercizio di questo genere che a mio avviso non ha ragion d'essere. Cioè si rischia di arrivare alla situazione di un nuovo vivo. Vivo, un esercizio medio con all'interno tutta una serie di negozi che adesso però è dismesso, non ha retto la concorrenza dell'altro tipo di esercizio commerciale, di centro commerciale outlet di cui parlavamo prima. O No, in generale la concorrenza dei centri è anche leggermente più grande di quello. Grosso modo le metrature sono le medesime, la tipologia è quella, e quindi voglio dire, il problema è proprio là, come è configurato il modello, quello che dici tu. no, certo, lo ricordiamo, non superiori ai 2500 Sì. metri quadrati ogni Sì. capannone, superficie netta, diciamo. Alessandro, Andrei, Luca, Chiara, una parola su questo, sulla media vendita, un flash però, telegrafici. Allora, la mia è più una valutazione concettuale, nel senso non amo centri commerciali, non li vorrei qua vicino e capisco chi li apprezza, che comunque hanno i loro vantaggi di costo, di Sì, però media comodità. vendita, intendo, eh. Di media vendita faccio lo stesso discorso, nel senso, come ha detto Luca, ce ne sono già tanti, se ci possiamo spostare, ormai ci sono mezzi, ce ne vorrebbero di più, però ci possiamo spostare. È tanto bella Abete Grasso, abbiamo un parco commerciale cittadino, abbiamo tanti piccoli negozi che abbiamo più o meno tutto, secondo me non servono. Andrei? Sì, a me sembra anche qua un po' una buffonata, nel senso che nei termini in cui è posta nello stesso piano, sembra quasi una convincere, ah, non è grande distribuzione, media distribuzione, anche se in realtà per le metrature che ci sono non è molto diverso da un Lidl, da un Esselunga, quindi alla fine sarà sempre una grande distribuzione organizzata, posta in termini un po' più piccoli Sì. e sarà molto simile a Trezzano, un Decathlon, perché non è che andranno a costruire un altro Esselunga, sarà un Decathlon, sarà un Leroy Merlin, cose così, un Nobi. Quindi alla fine della fiera è sempre un contentino che cerca un po' di sviare la discussione e dire ah, ma non è grande distribuzione, quando in realtà lo sarà, anche se in strutture più ridimensionate. Alessandro e Chiara? No, più o meno quello che dicevo all'inizio, la mia rimane la questione di consumo di suolo, sul fatto,
un esercizio danneggi l'altro, alla fine il diritto del consumatore decide se andare da una parte all'altra, non deve essere l'ente pubblico a pianificare l'economia, è una questione di semplice consumo di suolo. Secondo me il territorio del Betegrasso non ha bisogno di ulteriore consumo di suolo. Chiara? Io non posso che sposare quanto detto da chi è intervenuto prima di me. Fondamentalmente ritengo che la proposta presenti una serie di falle, perché sono una serie di realtà che non servono di fatto. Insomma, io sento spesso parlare di Betegrasso sia di cittadini autoctoni, sia di persone che sono venute a vivere qui, come ha fatto Luca, come tanti altri, che dicono il bello di Betegrasso che è un passo da Milano, ma non sembra questa grande città metropolitana. C'è ancora la realtà, non so, della piccola città, il centro vivace. Costruire un centro commerciale, un parco commerciale appena, insomma, limitrofo alla città, rischierebbe di rendere a Betegrasso non tanto così particolare come adesso è. Grazie Chiara. Allora, io direi che siamo ai saluti. Allora, vado in ordine, ringrazio Luca Nozza. Com'è andata? Com'è? Radio CP 30, tutto a posto? Tutto a posto, ma si può fare una domanda? Anche Sì, se sono un regista e sono vecchio, certo. e non avrei andato in là. Da vecchio vi chiedo, qual è la vostra visione? Mi piace molto questa parola. Avete detto che l'amministrazione non ha la nostra visione. La vostra visione giovane, qual è? Su Abetegrasso, sulla Abetense? Io penso di averlo detto prima, per me è integrazione dei collegamenti con il capoluogo e riqualifica delle aree dismesse, queste devono essere le priorità in ambito urbanistico e in ambito economico, in modo infrastrutturale. Perfetto. Fine. Io a questo aggiungerei anche il ritorno di alcuni servizi che da Betegrasso sono scomparsi, Sì. anche perché qua stiamo aggiungendo superficie commerciale, ma ci dimentichiamo che non c'è più l'INPS, non c'è più, non so, un presidio ASL, il pronto soccorso è in grosse difficoltà, c'è un... Poi vabbè, sul pronto soccorso ci sono tanti altri discorsi a livello legislativo, di numero di casi e bla bla bla, però ci sono tanti servizi che stanno mancando, anche servizi per i giovani, centri di aggregazione, centri di discussione, magari anche spazi di co-working, lo studio condiviso che c'è solo la biblioteca al giorno d'oggi. No, Sì, beh, no, c'è uno spazio. via Cantù, se non Esatto. sbaglio. Che, anzi, no, si è spostato Esatto, in sono via San qui. Carlo, esatto. C'è un co-working, sì. Quindi Me lo sono c'è, perso quello. però, c'è una realtà bella Chiedo meglio. vivace C'è, c'è. e siamo anche molto contenti che ci sia, sarebbe da preservare il Tra più l'altro, possibile. Betegrasso, anche per i suoi costi diversi da Milano al ribasso, Esatto. con più diciamo, mezzi di trasporto, potrebbe essere un importante polo universitario a livello di abitazione, intendo, perché molti Ovvio. universitari che vengono dal sud o comunque da altre regioni potrebbero preferire una soluzione come Betegrasso per la sua tranquillità, per il suo verde e per i prezzi inferiori rispetto a Milano, anche perché Milano ha un'emergenza abitativa da questo punto di vista. Certo, beh, allora diciamo che poi il valore degli immobili è calato ad Abetegrasso Sì, negli certo. ultimi anni e E diciamo comunque che. abbiamo circa 1100 appartamenti spinti, quindi. Ecco, sì, no, certo, quella è una questione molto importante che hai fatto bene a ricordare. Però proprio su questo, ma velocissimamente, in realtà VCS ha dichiarato nel piano, ha scritto Abetegrasso è una fortissima identità storica, ma non ha invertito e continua a non invertire quel processo di subalternità territoriale che si è manifestato prima con una pesante deindustrializzazione e poi aggravatosi con mancata realizzazione del raddoppio ferroviario, mancata localizzazione di una stazione di testa della linea S9, perdita BCS delle dice sedi, questo? Della BCS. BCS dice, perdita delle sedi istituzionali del Tribunale, del Giudice di Pace, dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, e poi aggiunge anche una lotta civica rivolta più a conservare, più che per rilanciare l'ospedale cittadino Cantù. Poi vabbè, va avanti con, diciamo, tutto ciò che non va bene di Abetegrasso e che secondo lei invece potrebbe, per esempio, in spazi per i giovani, spazi culturali, ricreativi, di informazione, soprattutto nel cinema Arena Multisala vorrebbe fare lì queste cose e quindi dare, diciamo, rilanciare la città e poi, diciamo,
dice anche che servono investimenti di altri privati e investimenti anche pubblici per rilanciare la città a 360 gradi. Poi, vabbè, chiaramente nei progetti ovviamente non è che può dire, diciamo, no, noi non siamo in grado di. Chiaramente uno quando redige il piano spera sempre di farcela, di poter realizzare quelle cose. Se posso Vai. rispondere anch'io alla Sì. domanda, allora per me la visione del Bete Grasso, a parte l'ospedale che merita un discorso a parte, io non sono, anzi, sono anche contrario a riavere l'INPS, il tribunale, perché credo che con l'informatica, con la telematica, credo che siano anche sprechi. Credo che Bete Grasso debba puntare su altro. Tipo come già detto, la pedonalizzazione del centro storico, la rivalorizzazione dei beni culturali che Bietegrasso ha e soprattutto sul turismo che riguarda anche le cascine e la riconversione a bed and breakfast. Prima crei lo sviluppo e poi i servizi ci girano attorno, non puoi creare un'economia che giri attorno ai servizi e appunto, come diceva Luca, una interconnessione maggiore con il capoluogo come raddoppio ferroviario, appunto. Perfetto, vai Chiara, Velocissima, velocissimo. la mia risposta alla tua domanda è principalmente quello che io vorrei per Bétégrassou, una riqualificazione di tutti quei territori che oggi sono fantasmi. Tutte quelle grandi aziende che hanno fatto la storia anche delle piccole imprese che però adesso non ci sono più, insomma. BCS l'ha anche fatto notare questa cosa qua, però abbiamo finito il tempo a disposizione, quindi ringrazio Luca Nozza, Luca Cianflone dell'Eco Ciao. della Città, del Giorno, della Voce dei Navigli. Grazie ad Andrei Grazie Lacanu, a te. Ciao a tutti. segretario dei Giovani Democratici. Ringraziamo l'esponente di Più Europa, Alessandro Pecoraro. Nel frattempo sento tosse a tutto spiano qua dietro le quinte. Per concludere il giro di Coronavirus. saluti, grazie a Luca Grazie Plazzi, Gianni. grazie a Chiara Grazie a te. Magistrelli di Ordine e Libertà e anche a Davide Bartolomeo che prima, diciamo, è intervenuto, quindi giustamente, ecco, ci saluta. Grazie a Edoardo Grettini che ci ha, diciamo, sopportato e ha supportato questa diretta. Grazie a Radio CP30, grazie all'Eco della Città per la quale siamo andati in diretta Facebook e ci vediamo alla prossima. Questo era il Tavolo dei Giovani. Buona serata.